Allora, che bella lettera. È bellissima. Perché, sì, wow. Ma tu vuoi vendere anche questa? Beh, vuoi billare di più? È già venduta, non si può vendere, è già venduta. Io non ma senti, ma parliamo di qualcosa di interessante, okay. Basta vendere la tua, questo piazzista. Bellissimo, è stato evento, tre. Allora abbiamo qua Davide, sì, che ci racconta come dimensionare una cappa, cosa serve una cappa, esatto, cos'è una cappa. Questa è una cappa, no? Sì. Per esempio. Questo è un braccio aspirante. Una curiosità, no? Che molti mi chiedono anche. Vado un po' a caso con le misure? Cioè faccio 20x20? No, allora, il caso, lo span e sentimento, purtroppo, veniva utilizzato qualche anno fa e qualcuno lo fa ancora ad oggi, ma purtroppo non funziona. Non basta che ci sia esteticamente per farla vedere? No, ci dovrebbe essere anche un ventilatore che aspira, però almeno direi... Ventilatori servono sempre. Sempre. Salviamo il mondo. No? E poi ci vuole un po' di ingegneria per far andare le cose, esatto. Ma due calcoli, giusto due calcoli. La posizione, la cappa, il dimensionamento corretto della cappa deve essere considerato in base a il punto emissivo. Cioè, che cos'è il punto emissivo? Dove saldo. In questo caso dove saldo. Sì, in genere. Dove esce il fumetto così? Esatto, dove esce la polvere, se perfetto. Bisogna considerare quello, quindi il fumo, e bisogna considerare anche una distanza minima che tipicamente è quella dell'operatore che impiega lui per poter lavorare. Cioè il suo spazio fisico per fare spazio. Può mettere la cappa dove deve saldare, esatto. Se no vede dove salda, no? Come cioè, se è negativo. Una distanza minima. Per cui è corretto che la cappa stia qualcosa come 20 centimetri, diciamo 20-30 centimetri dal punto di emissione appunto. Ma cioè, ce la fa aspirare? Cioè se io saldo qua, lei ce la fa aspirare là? Ovviamente non là, questo non è 30 centimetri. Se tu saldi qui un pelo più in alto, questo è il punto, il modo di aspirare corretto. Ma non è soltanto la distanza, è anche la velocità di captazione. Per cui bisogna non sa cos'è. Non sai cos'è la velocità di captazione? Lui fa solo carta. Fa solo carta. Allora vediamo un po' di rendere più facile la roba. Hai il fumo che esce fuori. Così. Bravissimo. Se non aspiri abbastanza, il fumo continua ad andare verso l'alto ed esce. E quindi la cappa non aspira. Ah, non entra dentro di lei, va da altre parti. Bravissimo. E visto che questa c'è per aspirare quel fumetto, bisogna dargli una velocità tale che il fumetto entri dentro e non vada fuori. E quanto risucchia la cappa? Praticamente. Una volta che hai dimensionato questa, e ogni cappa ha una sua formula particolare, hai dimensionato il valore corretto di portata che serve per aspirare quell'inquinante. Poi lo dice a me e lo fa. Faccio il ventilatore. Esatto. Spero che voi abbiate capito. Speriamo. Ciao. Ciao.